si può arrivare a fare questo mestiere passando da strade completamente diverse. La mia prima passione è stata quella per la fotografia, e poi la fotografia era stretta perché non c'era il suono, non c'era l'audio, non c'era il movimento. Allora ho iniziato a usare il video, poi il video era troppo, c'erano troppe cose, allora leva e usa solo l'audio. E poi ho, che ne so, nel 2002 ho deciso che volevo imparare a disegnare e mi sono messa lì, ho imparato a disegnare, so raccontare delle cose attraverso il disegno. E poi ho usato la performance, e tra pochino ci sarà un progetto di performance a Roma, l'installazione, l'audio, il video insieme. Ho complicato il percorso, anche perché mi annoio facilmente in genere, quindi ho bisogno sempre di mettermi anche alla prova con delle strutture di linguaggio diverse. E essere sempre un po' principiante, non so, essere sempre un po', cioè scopri un sacco di cose, le impari per forza, perché se hai una scadenza e hai deciso di fare un video e non l'hai mai fatto nella tua vita, devi capire come funziona, devi cercare delle persone che ti aiutano, devi ingegnarti a trovare delle soluzioni, no? E questo è interessante. Ogni scelta di questo tipo è sempre rigorosamente fedele alla risposta comunque dell'idea. Quindi l'idea, cioè come dire, il mezzo che scelgo per un progetto, il media, è a servizio dell'idea. Quindi ci può essere veramente fatto di carta, di mattoni, di marmo, di video, di suono, di corpi, e di disegni, quello che vado a fare. Cioè, la cosa che mi interessa è cercare di portare allo svolgimento più consono l'idea, quindi la strada migliore per dire quella cosa e per, come dire, portarla agli altri. Cioè, non credo molto nell'ispirazione realmente, non credo che gli artisti stiano a guardare le stelle e poi gli vengono le idee. È frutto di ricerca, è frutto di andare a cercare una strada. E se la strada non viene verso di te immediatamente, sei tu che devi andare sulle tue tracce. Essenzialmente poi i progetti sono qualche cosa in cui hai inciampato. Cioè, quando inciampi ti trovi, cioè, il corpo prende come dire, una scossa per la quale non è più in equilibrio ed è una sorpresa. E quando inciampi nella realtà, nella vita di tutti i giorni, su un concetto, su qualcosa che vedi, su un articolo di giornale, su una frase, su un libro, al cinema, e quella cosa lì cioè, ti fa scattare dell'altro pensiero, e, ne fa appunto nascere di nuovi. Prima o poi arriva a confluire dentro il lavoro, no? Quindi è come un esercizio di tenersi con gli occhi sempre molto aperti e capaci di trarre da quello che si ha intorno. Questo guardare non si sviluppa nell'immediato, cioè, viene fuori nel tempo, ma penso che sia la cosa principale per fare questo lavoro, no? Penso che credo che l'arte abbia in sé questa capacità di leggere anche il dopo, no? Non solo una cosa un po' che mi ha trasmesso forse Judith Welander, con la quale ho lavorato a Bordeaux per Eventù, questa biennale curata da Pistoletto. Da lui ho sentito dire proprio che l'arte è un po' uno sguardo sul futuro e forse, insomma, devo dire che è un po' la verità, nel senso che deve contenere, al suo interno la storia, il passato, ma anche uno sguardo sul nuovo, no? Su quello che deve ancora arrivare. Quindi gli artisti spesso, quando hanno la possibilità di essere liberi, perché non sempre avviene, di parlare delle cose, come le sentono, hanno questa capacità, no? Di quasi, prendere
preveggenza, sembra una cosa da maghi, ma è un'attenzione rispetto al circostante che appunto si misura sull'essere molto a contatto con la realtà, rispetto al tempo, cioè quando un artista viene compreso, viene capito. Io non sono ben sicura di questa cosa, credo che almeno per quanto mi riguarda mi interrogo di più su come e quanto sia grande il mio sforzo di arrivare agli altri, no? Quindi mi interrogo più sulle mie capacità, cioè non dico non mi capiscono, posso dire non sono forse stata abbastanza brava a mettere in campo quello che intendevo o il mio linguaggio sta evolvendo. Ma credo che tutti i temi che ci sono siano in qualche maniera collegati, cioè nessuno è estraneo all'altro. Sono temi che riguardano le persone, riguardano quello che in qualche maniera circonda gli esseri umani. Sì, credo di poter, cioè nel tempo poi questo viene molto fuori, quindi che questo linguaggio va a costituire una famiglia di temi che sono vicini tra loro. Per quanto poi appunto la forma magari sembra tradire questa cosa che sto dicendo, perché le forme sono molteplici, ma in realtà li sento molto vicini, molto uniti. E fare questo mestiere è avere la possibilità di usare la propria voce, no? Di dire qualche cosa e di rappresentare il proprio pensiero. E la responsabilità è quella di provare a abbracciare un numero più grande di persone possibili, parlare di qualche cosa che magari riguardi anche gli altri, non solo sé, non solo il piccolo della propria stanza, insomma, guardare un po' oltre. Sicuramente sì, c'è una responsabilità, no? Ma credo di non, cioè, non sarei mai capace di iniziare la produzione di un progetto se non avessi piena fiducia, cioè se non fossi innamorata di quello che sto facendo. Cioè la fatica appunto per arrivare alla realizzazione così grande che se non ci credi fino in fondo a quello che stai facendo è impossibile proprio anche iniziare, cioè andare da un falegname e dire guarda ho bisogno di questa cosa, gliela spieghi un po' e poi lui ti dice ma perché? E quindi attraverso la sapienza della persona che sa lavorare con la materia arrivi a una soluzione che va vicino a quello che tu intendi realizzare o è funzionale. Quindi questa è una responsabilità che secondo me anche quando ho un ente, una galleria, un museo, ti dà un budget per lavorare. È una responsabilità, è una grande responsabilità. Cioè devi mettercela tutta, devi realizzare il meglio. Quel denaro deve essere restituito in qualcosa che non dico che sia utile o che serva, ma che almeno faccia pensare gli altri, ecco, il punto è un po' questo. O ponga una domanda aperta alle persone o sposti un pochino il pensiero di chi va lì.